E poi ha aggiunto, e poi questa storia delle tangenti deve finire, era solo il 3% su ogni appalto. Guardate che è uscito davvero su un giornale, il Riformatorio, il Riformista, so che non lo conoscete perché non lo legge nessuno, però è uscita questa intervista in cui dice le tangenti non sono vere perché era solo il 3%. Al che io, se sospendessero il codice per qualche giorno, saprei dove andare, casa Tognoli. Scassini la serratura, entri dentro e porti via fino al 3% degli arredi contenuti in casa. Poi quando lui chiama la polizia, no, dice ma non ho rubato niente, solo il 3%. Bisogna fare i calcoli bene. Sugli appalti il 3% era una montagna di soldi, perché erano appalti da migliaia di miliardi, erano centrali nucleari, erano autostrade, erano aeroporti, linee della metropolitana, passanti ferroviari. 3%, cosa volete che sia? 3%. Ecco, stanno arrivando alla soluzione finale. Naturalmente, e così concludo, la partita non è chiusa perché? Perché per farlo devono cambiare la Costituzione. Per ripristinare l'autorizzazione a procedere, devono cambiare la Costituzione. Perché? Perché con Lodo Alfano già gliel'ha detto la Corte Costituzionale, che se vuoi fare una legge che rende qualcuno meno uguale o più uguale degli altri, devi cambiare la Costituzione, perché all'articolo 3 c'è scritto che siamo tutti uguali di fronte alla legge. Per cambiare la Costituzione, per fortuna, ci vuole la maggioranza dei 2/3 del Parlamento. Voi direte, si trova, no? Casini c'è già, e nel PD insomma c'è un po' di disponibili. Violante ha già detto di essere disponibili, però ha dettato delle condizioni durissime. Ha detto però nell'ambito di una riforma costituzionale complessiva, no? E le ha cantate chiare a Berlusconi, dice vuoi l'impunità? Prima devastiamo la Costituzione tutti insieme, se no non se ne fa niente, no? Gliel'ha proprio dette fino in fondo, se vi vuole. Cambiare la Costituzione hanno bisogno dei 2/3 del Parlamento, altrimenti una volta fatta la legge costituzionale sull'immunità veniamo chiamati noi al referendum confermativo per dire se ci piace o non ci piace. Se si vota no, quella roba lì non entra nella Costituzione, è come se non fosse mai esistita, e nel referendum confermativo sulle riforme costituzionali non c'è il quorum. Si può andare a votare in 3 e se votano 2 contro quella porcheria lì non è mai esistita. È successo con la devolution di Calderoli e C 2 anni fa. Ce la siamo scampata perché non avevano trovato i 2/3 in Parlamento, siamo andati a referendum e abbiamo sbaragliato. Quindi per questo chiedono al PD il dialogo, altrimenti Berlusconi le leggi se le fa quando vuole. Il Parlamento è suo, il governo è suo. Perché vuole il dialogo col PD? Perché gli serve la maggioranza dei 2/3. Altrimenti lo sa benissimo che perde il referendum. Immaginate il popolo italiano fra un paio d'anni, quando non avremo più nemmeno le pezze al culo perché ci saremo mangiati anche quelle, no? Chiamati a decidere se siamo o non siamo d'accordo che un migliaio di politici possano violare le leggi quanto gli pare e non siano più processabili. Figuratevi quale potrebbe essere la risposta. E allora io penso che per impedire che questo super inciucione definitivo vada in porto ci sia bisogno semplicemente di un forte pressing dell'opinione pubblica sul Partito Democratico. Io ho molte riserve sulle scelte che spesso fa Di Pietro in alcune zone d'Italia su alcuni elementi della sua classe dirigente, ma immaginate se non ci fosse il partito di Di Pietro in Parlamento, cioè se non ci fosse quel freno che fa sì che il PD non abbia ancora completamente calato i pantaloni per paura che i suoi elettori vadano dall'altra parte. È una specie di argine, perché per paura che gli elettori del PD, quei pochi rimasti, passino con Di Pietro, il PD ancora è lì, che dice e non dice, quello che vogliono fare si capisce benissimo.
su Repubblica si legge: la trattativa la stanno conducendo i due Letta, Gianni ed Enrico, per ciascuna delle parti. Gianni è quello del PD e Enrico è quello del PDL, lo sapete, no? È tutto finto, è in realtà quello di sinistra è Gianni Letta. Quando uno sente parlare Enrico, dice: cazzo, ridatemi Gianni, no? Che è un comunistone di Gianni Letta. Quindi che cosa vogliono fare si capisce benissimo. L'altro giorno Violante ha indicato, ha detto al governo di mandare un'ispezione contro la procura di Rovigo e sta indagando sull'inceneritore, sulla centrale dell'Enel, no? Poi si è scoperto che la fondazione di Violante è finanziata dall'Enel. Leggete il Fatto Quotidiano, che queste cose non le trovate sugli altri giornali, un pezzo di Gomez oggi. Quindi siamo arrivati al punto che Violante segnala, fa la spia ad Alfano dicendo: guarda, non te ne sei accorto, ma la procura di Rovigo sta facendo un'indagine su una centrale inquinante, manda un'ispezione. Quindi che cosa vogliono fare si capisce, non lo possono fare perché hanno degli elettori che sono molto meglio di loro e che quindi se li fanno incazzare ulteriormente prendono e cambiano cavallo e vanno a votare o per Pietro o per la sinistra radicale se mai si ridarà una fisionomia. Questa è la situazione, quindi quello che succederà nei prossimi mesi dipende soprattutto da noi cittadini e dalla nostra capacità di pressing nei confronti del Partito Democratico perché Berlusconi non abbia la maggioranza dei due terzi per fare la porcata. Se ottiene la maggioranza dei due terzi per sconvolgere la Costituzione, come dice Violante, infilarci dentro anche l'immunità, noi siamo fottuti, nel senso che una volta entrata nella Costituzione quella roba lì non la schioda più nessuno nei secoli dei secoli. L'unica speranza è quella che Berlusconi se la approvi con la sua maggioranza, ammesso che i Finiani gli diano vinta anche questa, suicidandosi, e che poi si vada al referendum. Al referendum si ride e il referendum sull'immunità potrebbe diventare veramente la tomba politica del Cavaliere. Il problema è che per arrivarci bisogna che lui non ottenga i due terzi in Parlamento, ecco perché bisogna andare a cominciare a fare manifestazioni, a fare scrivere ai parlamentari eccetera, perché dato che sono stati eletti per opporsi facciano una cosa molto semplice: si oppongano. Grazie. Ci sono domande, le raccogliamo 4 o 5 e io rispondo a tutte insieme. Se volete parlare basta alzare la mano, c'è un microfono in sala che vi può raggiungere. Guarda, c'è questa persona alla quarta fila. È il nostro Pierino, uno dei pionieri dell'Italia dei Valori. Ciao.